presidente Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina, benvenuto su MHR, nelle nostre MHR Local Report. Fare turismo 2024, abbiamo visto tanta affluenza, tanti ragazzi, tanti volti giovani che vogliono provarci, se non altro, no? Questo è un tavolo di confronto assolutamente unico nel suo genere, importante proprio per chi vuole approcciare al mondo turistico. E questo è il bello del turismo, il bello dei giovani e il bello di parlare ai giovani in un comparto che è veramente una miniera d'oro, ma finalmente si parla di formazione nel campo del turismo, si parla di comparto turistico, finalmente il turismo viene considerato per quello che è. Ed è per questo che noi abbiamo bisogno sempre più una formazione continua di questo personale, perché vedete, fare turismo è semplice, ma lasciare impressa nel turista che viene a visitare l'Italia l'italianità o quello che deve contraddistinguere il viaggio in Italia, ecco, questo lo fa il lavoratore formato, questo lo fa il lavoratore attento e felice di lavorare. Che ha passione. Trasmette qualcosa. E questa passione noi la dobbiamo fare insorgere, ecco, fin dai banchi della scuola. C'è tanto da fare. E fare turismo è un'occasione di riflessione, un'occasione per fare proposte anche in un settore, quello scolastico, che va attenzionato, soprattutto per quanto riguarda le lingue, soprattutto per quanto riguarda dei programmi ministeriali che spesso sono scollati con quelle che sono invece le reali esigenze delle imprese. Ecco, questo punto di incontro va cercato tra mondo della scuola, mondo universitario e aziende e imprese. Ecco, così solo noi potremmo accelerare questa crescita del turismo, crescita che è esponenziale e va accompagnata, va agevolata. Noi questo dobbiamo fare, dobbiamo agevolare con questi aggiustamenti questa crescita. È stato sottolineato anche dall'assessore questa mattina le parole di Alessandro Onorato, che insomma un conto è la teoria, un conto è la pratica, cioè bisogna poi trasmettere, dare degli strumenti e trasmettere la passione per questo mestiere, che è vero, a volte è fatto anche di qualche sacrificio. Io stesso ho lavorato nel turismo per anni, però ti ripaga, perché stare in mezzo alle persone dà felicità e si riesce così a trasmettere qualche cosa, perché poi il turismo è anche far sognare. Sicuramente, il turismo è divertimento, chi va in viaggio va per divertirsi, per cui se si divertono loro ci divertiamo anche noi addetti ai lavori, sempre, ripeto, con quella formazione. A proposito della politica e delle amministrazioni comunali, devono fare tanto per il turismo, per agevolare anche loro questo percorso che è fatto di rigenerazione urbana, che è fatto di pulizia, di decoro, che è fatto di sostenibilità ambientale. Noi siamo i primi ad essere, diciamo così, sentinelle di questa sostenibilità ambientale, perché per noi è il nostro lavoro, per noi è il nostro strumento. Noi non vogliamo certamente violentare quello che è il patrimonio archeologico, paesaggistico, è il nostro strumento, è il primo strumento che ci consente di poter lavorare. Ecco, c'è tanto da fare, soprattutto in considerazione del fatto che il turismo è stato il primo comparto a riprendersi più velocemente rispetto agli altri dopo la crisi devastante del Covid. Ha sempre dimostrato una vivacità in termini economici da vera e propria locomotiva. Ecco, basta attenzionarlo un po' di più, aiutarlo un po' di più e i risultati non si faranno attendere. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Sempre.